andato adesso al cimitero e ho visto quelli che hanno vissuto con me, con quelli che sono stati superstiti, ed è un'impressione molto forte, specialmente non li ricordo se non mi fa male, però quello che mi piace dire e sottolineare e che mi fa felice sul serio è che ho fatto una parrocchia viva, una parrocchia bella, una parrocchia piena di attività, piena di amore, ne parlavamo stamattina in chiesa. Penso, vedo, certo, però vi volete bene, e questo è importante, lavorare e volerci bene, vi volete bene, lavorate insieme, vi comprendete, amate Don Adolfo, e che è importante, e che è tutto. Io che vi devo dire? Vi devo dire che vi ringrazio di cuore, non me l'aspettavo, perché in fondo io non ho fatto niente, ho fatto un po' il prete, forse, un po' la meglio, sono altri che fanno prete, che sono molto meglio. Vi prego, poi un momentino, poi vi lascio con un ricordino. Stamattina era di letto che dovete pregare, se non pregate è inutile, e come sono importante quando io è molto di più, quasi verso di più, molto di più. No, chiedo scusa a Don Alberto se non l'ho ricordato prima, però certe cose se uno le dice, io Don Alberto l'ho avuto come vice rettore del seminario, vero Don Alberto? Beh, sì, ma era molto giovane anche lui, io non facciamo confusione, no? Quando mi dicono, ma allora hai fatto scuola tanti, a me mi dicono, no? Ma io ho cominciato da bambina per scuola, quindi capito. Allora, Don Adolfo, nozze d'argento con la Badia, come sono? Io le nozze d'argento l'ho fatte qualche anno fa, le dico guarda, dopo fate i conti, la terapia, vabbè. No, io le nozze d'argento l'ho già fatte, tu le fatte ora? Con la Badia? D'argento, 25 anni di... Parroco della Badia, 25 anni con la Badia. Com'è sta sposa? È buona, no? È una buona sposa questa, no? Dunque, Don Adolfo, io conosco, siamo amici perché siamo cresciuti insieme, lui Monteranese, io della Badia,
nativo paese è stata proprio la Badia. Alla Badia ci siamo venuti a scuola, a quando a Lugliano da Svezia ho partecipato, non ho potuto partecipare al primo incontro, però ho partecipato a quello intenso realmente in chiesa, dove è l'arricchimento fondamentale del nostro essere sacerdoti prima, del nostro essere parroci poi, del nostro essere comunità cristiana in cammino, perché siamo tutti in cammino realmente. Giornata missionaria, missus, noi a noi preti ci hanno mandato con questo invito di andate e predicate come i primi apostoli, ma come i primi apostoli Don Orlando e Don Alberto, che sono testimoni, quanto è difficile andare e predicare e battezzare e camminare insieme, perché alle volte fa male una gamba, un'altra volta fa male l'altra, un'altra volta. Però ecco, vedersi poi a certe circostanze, circondati anche questo, stamattina ha detto Don Orlando, aiutate il vostro padre, comunque l'avrebbe detto ad altre persone. E realmente noi sacerdoti forse ieri abbiamo bisogno di questa vicinanza, non tanto di feste, non soltanto di feste, ma realmente quella vicinanza quotidiana, per poter, e da qualche tempo forse lo avete sentito, forse sarò ripetitivo, dopo 25 anni poi si ripetono parecchie cose, no? Di camminare insieme e crescere insieme. Se non si cammina insieme, non si cresce insieme, vuol dire che qualcuno di noi ha fallito, anche se non fallisce Gesù Cristo, perché siamo tutti battezzati, quindi siamo tutti investiti di questa missionarietà che festeggiamo oggi, ma che è la nostra vocazione. Io dico di nuovo, come stamattina, grazie a Don Orlando che è venuto e che può venire in questa parrocchia quando crede, quando vuole, anzi si viene tanto spesso anche a riposarsi, ma a riposare un pochettino anche a me. Perché ecco, io non sono geloso della cosiddetta messa principale, so che qualche prete non lascia la messa principale, io gli lascio sempre la messa delle 11. Quindi grazie a lui, grazie a tutti anche per quel, non so, senso di gratitudine che avete avuto nei miei confronti già due volte troppi. Non vorrei essere così grosso, ma non so, te ne levi il repasso di stivali che sei stupato. No? No, questo fa piacere perché nonostante alle volte incomprensioni che possono capitare anche tra di noi, quello che ha detto Don Orlando, io non so se ci credete, ma penso proprio di sì, quello ha detto vi voglio bene e c'è stato, e vi voglio bene e l'ha urlato stamattina, addirittura l'ha urlato, vi vuole bene Gesù Cristo e vi voglio bene. C'è stato 6 anni. Vi vorrò bene, io che sono stato già 25 anni.